Let's go, bitches, e benvenuti qui sul mio canale. Sono sempre io, Power, il vostro guardiano preferito. E oggi, bene, ci sarà un piccolo preambolo a questo video. Voglio dirvi che è uscito il primo video che ho fatto in collaborazione con Red Bull, proprio sul sito della Red Bull. E qui trovate il link qui sotto in descrizione, nei commenti. E spero che tutti voi mi aiutiate e facciate vedere quanto sono interessanti i contenuti che porto io e quanto comunque vi interessano a voi. Il contenuto di cui sto parlando è un video incentrato prevalentemente su come migliorare le proprie abilità singole attraverso dei piccoli accorgimenti che vanno dal menu al joystick al monitor al modo di giocare. Quindi il mio consiglio è guardatevelo tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, aiutatemi comunque a far vedere a Red Bull il lavoro che possiamo fare assieme per diventare leggende e finalmente incrementare quello che è il parco views che ha Destiny. Iniziamo subito invece con il video, bitches. In questo caso vi voglio parlare e spiegare come poter prendere finalmente una spada, cioè arma pesante leggendaria viola, che potrete scegliere tra la versione ad arco, solare o da vuoto. Io ho preso quella solare, se me lo state chiedendo, perché alla fine penso che parare i danni da arco da vuoto sia il meglio contro i Fallen. Quindi il mio consiglio se volete è prendere quella. Ma io vi spiegherò ora come prenderla. Bene, avrete una quest da una volta finita la storia, o comunque verso la fine della storia, che vi chiederà di prendere sull'astro corazzata ben 5 frammenti calcificati. I 5 frammenti calcificati, una volta presi e consegnati a lei, non penso che li consegnate, ma penso solamente che andiate là e glieli facciate vedere che ne avete presi 5, vi sblocca Avvio un'altra avventura V. quest che dovete andare a parlare, come vedete, con Lord Shaxx. Una volta parlato con Lord Shaxx, vi chiederà di portare i frammenti per riforgiare quella che è la lama, cioè la spada pesante. In questo caso vi chiede 25 pezzi di admio, cioè schegge di admio, che sono un materiale, un metallo, e in più 10 particelle di luce. Secondo me è una cosa veramente banale e stupida. Ci mettete comunque un pochino, perché il problema principale è trovare l'admio. Come trovare l'admio? Bene, allora, il modo per trovare l'admio è attraverso le casse o comunque le quest, quelle opzionali che ci sono all'interno dell'astro corazzata e così via. Ma il modo migliore, secondo me, è andare alla ricerca delle casse, specialmente se siete un cacciatore, perché ve lo segna sulla mappa se avete attivato il perk che vi migliora la minimappa. Come fare? Bene, il mio consiglio è partire dalla zona principale dove spawnare e andate al mausoleo. Come vedete ci sono delle casse che trovate qui in questa stanza addosso al muro, qui dentro vicino alla cassa delle larve, per se avete la chiave delle larve. Quella vicino alla chiave dei post bruciatori, che sarebbe quella dentro la nave, e così via. Ci sono varie casse, come state vedendo, questi sono i punti di spawn più comuni che potete trovare per queste casse, in modo che potrete collezionare velocemente le schegge di admio. Io faccio così quando gioco, mi giro tutto il mausoleo, tutte le zone delle casse, se sono spawnate le prendo, quelle che non sono spawnate non mi interessa, vado via, ritorno nella zona principale, controllo se c'è qualche cassa magari sotto le rocce o davanti a dove si trovano i cabal che escono dalla loro nave e poi ritorno di nuovo al mausoleo per vedere se sono spawnate. È abbastanza semplice, spawnano velocemente, quindi non vi preoccupate, ce la farete in poco tempo, avrete anche voi finalmente la spada leggendaria e vi devo dire ragazzi che è una figata e fa un bordello di danni. Io vi saluto, let's go bitches, spero vi abbia aiutato questo video. Tuo aiuto è inestimabile.